Video recensione di Basketball Nightmare per Master System. La copertina è esplicativa perché mostra che è un gioco di basket e illustra tutti i vari mostriciattoli presenti. La trama, presente nel libretto di istruzioni, è piuttosto lunga, ma direi che al netto di qualche semplificazione si possa riassumere nel seguente modo. Il giocatore, il capitano di una squadra di basket, proprio poco prima di affrontare un'importante partita, mentre dorme, fa dei sogni strani in cui gioca contro creature strane. Basketball Nightmare permette inizialmente di scegliere se giocare da soli un torneo di 6 partite, se fare una partita contro un amico oppure se guardare il computer che gioca da solo, l'opzione più inutile che non ho capito per quale motivo esista. In alcuni videogiochi c'è, forse per vedere come si fa a giocare, non lo so. Quando si gioca contro un altro amico, le squadre saranno sempre di esseri umani, con una scelta fra 8 nazionali. Mentre quando si gioca in singolo, noi saremo costretti ad utilizzare esseri umani, ma i nostri avversari saranno dei mostri. Poi dovremo scegliere la durata della partita tra 15, 30 o 45 minuti, che comunque non sono reali, sono più brevi. Ed infine incomincia la partita a basket di un tempo. Ed è una partita di 5 contro 5. Il sistema di controllo utilizza chiaramente i due tasti del Master System. Praticamente possiamo fare i passaggi, possiamo fare dei contrasti ponendoci direttamente davanti al nostro avversario e per rubare la palla bisognerebbe riuscire a premere il tasto al momento giusto oppure possiamo anche cercare di rubarla arrivando dal dietro e poi chiaramente possiamo saltare ed effettuare il tiro a canestro che può essere sia in area ma anche da fuori area. Se effettuiamo il tiro a canestro abbastanza vicini, può comparire un'animazione grafica. Chiaramente l'utilizzo dei tasti cambia a seconda del fatto che il giocatore abbia possesso palla oppure no. Possiamo anche cambiare l'atleta selezionato. Potete vedere adesso a schermo che c'è un omino con la freccia sulla testa. Ecco, l'omino con la freccia sulla testa è il giocatore selezionato. Con un tasto possiamo cambiarlo. Ci sarebbero anche i falli, come per esempio se salti e poi non passi o non tiri a canestro. Dovrebbe esserci anche il fatto che entri in collisione intenzionalmente con un difensore, però questo fallo ogni tanto non viene rilevato, diciamo spesso non viene rilevato. E poi sarebbe anche vietato spingere. Ma comunque questi ultimi due falli, sì, è vero, ogni tanto vengono fischiati, ma cioè, siccome per rubare la palla a volte bisogna posizionarsi di fronte all'avversario e premere il tasto al momento giusto, è quasi ovvio che o lo spingi o lo carichi. Comunque, per fortuna, aggiungo io, in questi casi il fallo viene fischiato poche volte e comunque il fallo assegna la palla alla squadra che lo subisce. La grafica di Basketball Nightmare si presenta bene, con personaggi disegnati in modo delizioso e simpatico, un bello scorrimento fluido del campo e non a blocchi come nella serie Great, e animazioni sotto al canestro spettacolari come quella che abbiamo visto poco fa. I colori sono magnifici, ma il gioco soffre di un flickerio non esagerato, ma molto presente e che a me in qualche occasione ha dato fastidio. Ma soprattutto mi ha dato fastidio per una caratteristica del gioco, cioè un giocatore della squadra lampeggia sempre, indipendentemente dal flickerio, perché il giocatore che lampeggia è il giocatore a cui verrà passata la palla se premiamo il tasto per passare.
Allora, è una scelta curiosa da parte dei programmatori. Già il gioco flickera, poi mi fai lampeggiare sempre in modo forzato un giocatore della squadra e tutto diventa un po' traballante da guardare. Potevano adottare un'altra soluzione, potevano mettere una freccia di colore diverso sul giocatore a cui eventualmente verrebbe passata la palla. Insomma, a mio avviso avrebbero dovuto utilizzare una soluzione diversa. Il sonoro è simpatico, ma poco vario, perché durante la partita si ascolta sempre una sola musichetta. Carina, ma è solo una. Gli effetti svolgono il loro compito in modo più che sufficiente, ma anch'essi non sono vari. La giocabilità. Purtroppo è mio parere che Basketball Nightmare sia soltanto una grande occasione mancata. Una grande occasione perché, prima di tutto, su Master System non è che ci siano montagne di videogiochi dedicati al basket. Poi l'idea di giocare con questi personaggini simpatici era carina. La realizzazione grafica è accattivante, ma quando poi si inizia a giocare l'entusiasmo scende. Il gioco è piuttosto facile e poi ci sono delle caratteristiche che non mi sono piaciute. Cominciamo a parlare del passaggio. Non si può scegliere a chi passare. È la CPU del Master System che fa vibrare, fa lampeggiare un altro giocatore della squadra a sua scelta. Io ho provato anche a muovere il tastierino direzionale per vedere se cambiava il giocatore, ma a volte sì, a volte no, non ho ben capito quale sia la logica. Il tasto relativo al passaggio, anche se premuto, non funziona sempre, non so per quale motivo. E forse quando si è contrastati da un avversario non si può passare, però non è il massimo, cioè io voglio passare a chi dico io e quando voglio io, e quindi non mi è piaciuta questa modalità di controllo. Il contrasto dell'avversario, che secondo il libretto di istruzioni dovrebbe avvenire semplicemente premendo il tasto al momento giusto, beh, si vede che io non ho mai trovato il momento giusto, perché guardate anche adesso, vedete, sono lì che sto tentando di contrastare e si bloccano i due omini, sono lì uno di fronte all'altro, io continuavo a premere sto tasto in modo che prima o poi la palla venisse in mio possesso. A volte ce la facevo, a volte no, sembra quasi random. Magari non ho capito bene io come funziona, però comunque il sistema di controllo non mi è sembrato ottimale. Quando si è in difesa, quindi quando non hai la palla, hai un tasto per cambiare l'omino selezionato, cioè cambiare l'omino con la freccia sulla testa. E purtroppo anche in questo caso la freccia viene assegnata a caso. Sarebbe stato molto più logico, secondo me, che venisse assegnata la freccia sulla testa all'omino più vicino alla palla, ma perché sennò se mi assegni un omino che è dall'altra parte del campo, insomma, non è funzionale. In definitiva, il mio parere è che non ci siamo proprio. La longevità non è molto elevata per il gioco in singolo. Il mio long play dura una quarantina di minuti, però in 40 minuti ho finito tutto il campionato. Non è particolarmente difficile, quindi direi che non dura moltissimo in singolo. Per fortuna c'è la possibilità di sfidare un amico e questo, come sempre, aumenta sia il divertimento sia la longevità, perché una partita contro un amico la si può sempre fare. Al di là del fatto che giocherei contro un amico utilizzando questo videogioco soltanto se disponessi solamente di questo videogioco. Nelle mie considerazioni finali mi vedo costretto a ripetere quanto detto. Basketball Nightmare è una grande occasione mancata. I controlli curiosi e poco funzionali, il flickerio abbondante e alcune scelte strampalate come quella di far tremare il giocatore a cui dobbiamo passare la palla rendono il gioco poco divertente.
Per fortuna c'è una modalità a due giocatori che in qualche modo risolleva le sorti complessive di questo videogioco. Vi ringrazio per la visione. Se siete interessati alle recensioni di videogiochi per Master System, nel mio canale trovate una playlist dedicata e vi ricordo che un like e un'iscrizione al mio canale supportano il mio lavoro.